Un saluto, amici della rete, buongiorno e benvenuti a questa mattinata di sport, prelibatezze culinarie, tanto divertimento qui a Controguerra, il mio paese, per la famosissima corsa di San Martino, corsa competitiva di 15 km, con atleti che partecipano da tutto il mondo. Siamo qui al parcheggio. Adesso andiamo a intervistare i parcheggiatori. Buongiorno, eh! Io sono Buongiorno. arrivato Da da per dietro, Cambi. per Cambi, esatto, sono uscito di casa. Come Com'è le l'imbarazzo? sembra? Ma per ora speravo già di avere un po' più pianone, però la Pure gente. noi siamo un po'. Non capiamo il perché. Di solito c'era A più. quest'ora è sempre più, vero? Va Però può bene. darsi che forse perché quest'anno si un po' più tardi, credo, Ah che sì, si 9:30. parte. Ah, allora è questo il motivo, la Forse c'è un gente. ritardo di mezz'ora. Esatto, questo è un classico dell'Abruzzo che si tende a partire più tardi. Sì. Sveglia Nelle Marche invece sveglia presto. presto, sì. Quindi il tatto com'è oggi? La Ma sensazione? la sensazione, non credo che si superi Il record degli il anni record dell'anno scorso, precedenti. però ci andiamo vicino. Va bene, va bene. A Come posto. va? Com'è il tatto di Il oggi? tatto È ancora è presto, mi tanto, sta dando. sì, ancora un po' È ancora presto. presto. Che poi questi quando arrivano si mettono. Vedete qua squadre da tutta Italia. Ed ecco, ci avviciniamo alla piazza, che è il punto nevralgico, e vedete che la folla c'è già, nonostante in realtà è una costa. È 3 Capito? chilometri il Sono sì, 3 km più o meno. a passare qua. Sì. 3 km, andiamo. Esci Ornella? Sì, ma ti sentono lo stesso, esce, esce. Ok, ciao. Anche se non ti vedono. Giri, ma eccola! Allora, come vi dicevo, sono tre eventi. Uno è la classica, la 15 km di corsa competitiva, dove partecipano top runner, oltre che vari atleti da tutta Italia, anche top runner stranieri. E questo è il primo evento. Contemporaneamente c'è la famosa Mangialonga, cioè una passeggiata. Fino all'anno scorso era un unico chilometraggio, quest'anno ce ne sono due, 5 e 8 km, suppongo con 2 o 3 ristori, dove appunto chi partecipa alla Mangialonga attraversa i vigneti, le campagne di Controguerra e con le foto di rito. Buongiorno, benvenuti a Controguerra. Un saluto da Paolo Sinibaldi per questo pre-gara che vivremo insieme. Vivremo insieme questo pre-gara dell'edizione numero 22 della Corsa di San Martino. La Corsa di San Martino di Controguerra è considerata, a ragione, la gara più partecipata d'Abruzzo. È una gara giunta all'edizione numero 22. Negli anni ha sempre avuto circa complessivamente 4.000 concorrenti e anche quest'anno si propone di raggiungere questi numeri. Lo chiediamo subito allora a Raffaele Traini, che è uno degli organizzatori di questa gara. Raffaele, l'estate di San Martino continua con questa giornata di splendida. Ci puoi già dare qualcosa sui numeri? Perché io continuo a ripetere, come giusto che sia, che questa è la gara più partecipata d'Abruzzo. Allora ragazzi, vi do dei numeri che sono abbastanza terribili. Per la competitiva ci sono 1.265 iscrizioni, gara di 15 km.
per la mancia longa, purtroppo ci sono 2030 partecipanti, abbiamo finito il pass mancia longa, non ne abbiamo più, quindi siamo quest'oggi 3000 e quanti siamo? Non mi ricordo, vabbè, insomma ne siamo tanti, 3280, 3300 siamo qui. Volevo dire che adesso c'è la partenza di, se mi fa passare la musica, facciamo la partenza di un atleta che oggi si è iscritto alla competitiva, viene in alto, si chiama Di Cosimo Girolamo e partirà un quarto d'ora prima, è un Davide che sta qui ed è tutto sempre a tutti. Ciao Cosimo, e allora? Piacere di vederti qui in Abruzzo, hai fatto il viaggetto, diciamo discreto, la Puglia è sempre molto presente nelle gare abruzzesi, tu hai presente il percorso, però, cioè, noi sappiamo che tu hai una grande voglia, il percorso è impressivo. Buona passeggiata! Vabbè, allora Cosimo, allora sei doppiamente eroe. Cosimo, tu parti adesso praticamente, no? Allora lo facciamo, lo accogliamo con un applauso. Mi fate un applauso per Cosimo Girolamo, davvero eccezionale per la sua tempra, la sua grinta e anche per lui. 15 chilometri in bocca al lupo da parte dei giudici, degli organizzatori e adesso c'è anche lo sparo ufficiale per la partenza di Cosimo Girolamo da Albero Bello, che si cimenterà anche lui in 15 chilometri fatti a modo suo. Grande Cosimo Girolamo. Il sindaco Franco Carletta, sindaco di Controguerra, dai via! E parte Cosimo Girolamo! Vai Cosimo! Buon divertimento innanzitutto! Grande! Sei di esempio per tutti quanti noi! Allora, anche quest'anno abbiamo raggiunto una quota vicina ai 4.000, ci diceva Raffaele Traini, 3.300 complessivamente gli iscritti per questa edizione 92. Quest'anno purtroppo un problema tecnico a chi vi parla al polpaccio non mi ha permesso di fare la gara da 15 km, per cui eccomi qua a fare con voi questo reportage sulla corsa di San Martino. Ok, primo cittadino c'è con la pistola, noi ci siamo tutti, signori, un grande applauso! Prima Raffaele ci ha detto che i numeri guarda dietro e forza
Beh, ma vabbè, ma che ne abbiate più meno a prendere, ma se prevede più meno. La cerqua di Sprecacè, una delle querce più antiche del territorio controguerrese. Guardate quanta gente. Siamo al lago di Crescenzi, primo ristoro, fiume umano che deve ancora arrivare. Guardate come c'è gente che ancora scende dalla vigna di Sprecacè, che ancora deve arrivare al ristoro. Cartolina quasi da incorniciare. E poi ripartiamo. Stanchi? Stanchi? Manca ancora. Perché manca ancora? Tutto bene la diretta? Tutto bene, tutto bene. C'è un attrezzo. Io ho fatto una caduta da stupida. È un attimo per mangiare questa polenta. Com'è, buona? Buona. No, a fiducia bisogna rispondere. Qui. Ecco Controguerra. Ed ecco i corridori. Guardate che fiume umano. La Mangialonga anche. Altro che drone, ragazzi.
solo per voi. Contro Guerra e la sua corsa di San Martino. Ed eccoci di nuovo sul rettilineo che ci riporta all'arrivo della competitiva. Quest'anno devo dire molto più ordinati tra chi della Mangialonga. Ah, frantoio. Ecco dov'è il quarto. Il quarto è al frantoio. Il quarto è al frantoio Macci. Macci. Mind the gap. Eccoci qua, l'ultimo ristoro. Svezia sportiva, altre donne al loro arrivo, Maddalena, loro è con l'arrivo di Ines. Ma io direi che... Andò! Minerali, cazzo. E vabbè, un attimo. Gennaio, la